Sono nato come fotografo di moda e quindi ho sempre avuto una ricerca della bellezza, dell'immagine perfetta, della geometria, della fotografia, della composizione, e però ho sempre amato la fotografia di reportage, quindi ho cercato di portare il mio know-how, cioè la conoscenza di quella che poteva essere la bellezza dell'immagine di moda, appunto, nella vita quotidiana. E il risultato è un'immagine che oggi viene definita di lifestyle, quindi di vita quotidiana, un racconto vero e proprio, in maniera forse un pochino pretenziosa. Credo che ogni volta che scatto un'immagine, soprattutto durante i miei viaggi di reportage, mi sento di raccontare una vera e propria storia, qualcosa che rimarrà nella storia. E sarebbe bellissimo se questo succedesse perché è un racconto di vita fuso con la bellezza dell'immagine. Quindi questa fusione delle due cose mi permette di riuscire a fare delle immagini che la gente apprezza molto e che spesso vengono esposte in diversi paesi del mondo. E mi sento anche molto felice che delle persone comprino poi delle immagini di reportage per tenersele appese alla parete in casa, che diciamo non era, diciamo, l'abitudine solita, perché di solito uno vuole in casa un'immagine non troppo difficile, non troppo forte come racconto. Invece oggi si sta diffondendo anche l'immagine di reportage come opera d'arte da tenersi esposta. L'aspetto che mi attrae di più durante un reportage è la vita quotidiana, vedere, appunto, cercare di raccontare la storia di queste persone, quindi vedere proprio le cose di tutti i giorni, cercare di raccontarle nel modo migliore possibile, costruendo delle immagini dove ovviamente le luci, le ombre e i gesti diventano molto importanti perché è quello che poi rimarrà alla fine sull'immagine statica. E c'è sicuramente anche uno scambio culturale perché prima c'è uno studio, prima di fare un viaggio importante. E mentre sono lì cerco di essere assorbito dalla società che sto fotografando, perché è solo vivendola in prima persona, stando in mezzo a loro, che puoi venire accettato e puoi cogliere al meglio la situazione. Utilizzo Honor soprattutto in alcune situazioni dove la macchina fotografica a volte potrebbe diventare un blocco verso la persona che sto riprendendo, mentre accettare di essere fotografati con uno smartphone ormai è di uso comune e grazie all'alta qualità dell'immagine che Honor mi offre può davvero sostituire la macchina fotografica e mi permette di ottenere il risultato che voglio, ma soprattutto mi dà questo vantaggio di poter essere all'interno della situazione, di creare l'empatia col soggetto che sto facendo senza metterlo troppo in imbarazzo, senza bloccarlo davanti magari a una grande macchina fotografica. È un grosso vantaggio e soprattutto è anche un mezzo molto molto rapido perché il telefono, grazie agli algoritmi, all'intelligenza artificiale di cui è dotato, mi permette di prenderlo e scattare immediatamente. Quindi quella che è la mia visione in quel momento diventa immediatamente la fotografia che volevo. Honor Magic Moments Awards 2024 ti sta aspettando.